mio augurio per una buona e santa domenica. Oggi nel Vangelo abbiamo veduto, abbiamo ascoltato o ascolteremo, se non siete ancora andati alla celebrazione eucaristica, che molte persone vanno da Giovanni Battista e gli chiedono che cosa dobbiamo fare. È una domanda bella, è una domanda interessante, forse è una domanda che inizia anche a sparire dalle nostre bocche e dai nostri cuori. Magari capita solo quando siamo messi alle strette, quando siamo in necessità. Ma se ci pensiamo bene, questa è una domanda che anche Maria ha posto all'angelo con uno slancio di fede maggiore, perché Maria non chiede che devo fare, Maria chiede come avverrà, nel senso in questo progetto di Dio io verrò coinvolta e come però succederà questo? Cosa succede a volte nella nostra vita che non sappiamo il passo giusto, quello che dobbiamo fare, ma c'è un'energia che ci spinge molto forte? Ricordo tempo fa, proprio era l'anno delle Torri Gemelle, quando furono distrutte dall'attentato, poco dopo una giornalista italiana, che però viveva a New York, si chiamava Oriana Fallaci, scrisse un libro intitolato La rabbia e l'orgoglio. E in questo libro, insomma, spiegava la sua visione politica del tempo, ma soprattutto culturale della società, ed in particolare vedeva una gioventù senza spina dorsale, era molto critica, dicevo, giovani molli. Lei usava questi termini contro la gioventù, diciamo, del tempo, perché vedeva un'incapacità appunto di prendere scelte, ma anche di custodire le proprie radici. Oriana Fallaci non era credente. Anzi, è stata anche definita una cristiana atea, perché proprio lei diceva: io non credo in Dio, però Gesù Cristo è il modello. Gesù Cristo è l'uomo che nella storia io ho visto ha detto più verità di tutti quanti e sta indicando una strada corretta. Che cosa è successo dopo che lei pubblicò questo libro? Era un libro molto provocatorio, molto forte, che è stata sommersa di lettere, e tant'è che lei poi ha scritto un nuovo libro immediatamente dopo, rispondendo soprattutto ai tanti giovani che le dicevano: senti, tu hai ragione, quello che hai scritto in me ha acceso come un fuoco, ma adesso mi dici che cosa posso fare di questo fuoco? Giovanni Battista fece una cosa un po' simile, predicava il regno di Dio: convertitevi, accogliete la novità che sta arrivando, siate pronti. E le persone si erano caricate di una promessa molto grande, avevano capito che c'era una bellezza a portata di mano e il loro cuore era pronto per avviarsi, ma non sapeva come. Allora andavano da Giovanni, che paternamente dava delle indicazioni. Ora, quanto bisogno abbiamo anche noi di avere indicazioni e soprattutto di avere un grande sogno nella nostra vita? Forse noi non chiediamo più, non perché, come dire, non abbiamo domande, ma perché sotto sotto abbiamo smesso anche di sognare. Il chiedere che cosa devo fare non è dell'incompetente, non è dell'ignorante. Il chiedere che cosa devo fare è di colui che ha un sogno e vuole adoperarsi affinché quel sogno possa realizzarsi. E in tema di spiritualità, noi a volte siamo molto piccoli e abbiamo bisogno di una guida. Ed ecco che la paternità, la maternità spirituale diventa fondamentale per poter crescere nella fede. Padre Pio ha preso proprio questo nome di padre con il quale è famoso nel mondo. E quante persone venivano da lui con un sogno di bellezza nel cuore, con la voglia di diventare più puri, più belli, e in lui trovavano un'indicazione. Qual è l'augurio da parte mia per questa domenica, proprio al cospetto quasi del Santo Natale? È che ognuno di noi possa trovare quell'umiltà del cuore, di dire, insomma, ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, perché io non la conosco bene. Ma a fronte di cosa? Di un grande sogno e di un grande evento al quale ci stiamo preparando, la nascita del Signore Gesù, che viene a portare novità, viene a portare bellezza, viene a portare pace. E quindi non abbiamo paura di domandare in questo periodo di Natale ad una persona che possa guidarci: cosa posso fare per realizzare il sogno di pace e di bellezza che Dio mi dona? E non dimentichiamoci neanche di pregare il Signore stesso affinché possa mandarci padri spirituali e madri spirituali che possano dissetare la sete del nostro cuore in questo periodo di grandi domande che però non abbiamo il coraggio di domandare. Quindi domandiamo,
Pace e bene a tutti e buona domenica.